GF VIP, arriva il chiarimento tra Ignazio Moser e Daniele Bossari. Grande fratello VIP, Daniele Bossari chiarisce con Ignazio Moser. Lo aspettavamo e finalmente è arrivato, il ciclista Ignazio Moser e il conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari hanno trovato l'occasione giusta per chiarirsi. Lunedì sera, durante la puntata del GF VIP, Bossari ha nominato Moser poiché non condivideva una sua confessione fatta durante il gioco Obbligo o Verità, fatto qualche sera con Aida Jespica, Ivana Mrazova, Gianluca Impastato e Giulia De Lellis. È risaputo che Moser ha detto di aver avuto dei rapporti intimi con un numero molto alto di donne che ha lasciato stupiti i suoi compagni, il ciclista, poi, si è lasciato sfuggire una confessione che non è stata accolta di buon occhio né da Bossari né dai telespettatori. Ignazio Moser ha dichiarato che possiede un'agenda su cui annota il nome delle donne che ha avuto, valutandole su una scala da 1 a 10. Ancora oggi questa affermazione sta generando indegno sui social, intanto il chiarimento tra i due è arrivato poco fa. GF VIP, il chiarimento tra Ignazio Moser e Daniele Bossari. Per chi segue la diretta del Grande Fratello VIP su Mediaset Extra ha potuto assistere al confronto che hanno avuto Daniele Bossari e Ignazio Moser poco fa, i due hanno finalmente chiarito sulla questione della motivazione e della nomination da parte del conduttore riguardo alla storia della lista di Ignazio. Il ciclista ha sottolineato che non va fiero né della dichiarazione che si è lasciato sfuggire la scorsa sera, né dell'elenco delle donne che possiede. La giornata di ieri sarà stata dura per entrambi, per il tutto il giorno sia Moser sia Bossari hanno cercato di evitarsi ma questo sarà sicuramente servito per metabolizzare tutta la bufera scoppiata la sera prima. Durante il daytime di oggi, è stato mandato in onda il confessionale di Daniele in cui è scoppiato in un pianto liberatorio dopo aver spiegato agli altri coinquilini perché aveva nominato Ignazio. Ho voluto trovare una motivazione più ragionata e questo è stato il risultato. Forse potevo dirlo con più delicatezza, sono queste le parole che ha detto Bossari. Comunque, i due finalmente hanno chiarito pochi minuti fa e si può dire chiusa questa brutta parentesi. È stato un bel momento televisivo, un chiarimento molto intelligente da parte dei due Jeffini, terminato con un abbraccio che ha suscitato l'applauso e l'emozione da parte degli altri presenti in giardino. Lunedì sera si parlerà della confessione di Moser e del chiarimento con Bossari?.